io sono convinto, sono sempre stato convinto, che ogni impresa va messa nel momento storico in cui è stata realizzata. Perciò, a mio parere, oggi come oggi non c'è più né modo di fare imprese, ma secondo me c'è solo modo di fare esplorare. Pensa che oggi, quando fanno, se quei pochi, perché ormai le falese han tolto tanta gente alla montagna, perché è logico che, sai, se piove, piove a calda, ti arrivi in macchina, ti ritorni in macchina, è tutto a posto, il movimento atletico è quello, perciò, insomma, ecco, ti ripeto, c'è gente, quei pochi che ancora fanno la via delle guide sul Crozon, 800 metri, Bruno di sesto grado, quando vengono di ritorno, piuttosto che andare in Cimatosa, che è un primo secondo grado, vengono giù a corde doppie per 1000 metri dallo spigolo. Quindi cazzo, capisci? Non è che però è peggio, è così, Ma l'esplorazione invece, ad esempio, delle quale esplorazione? Marajana, anche quella, ma cosa esplori? Non c'è più nulla di... Ma neanche al bus del cul dei frati, non è da esplorare, ostia, non è impossibile, no? Cosa esplori? Dimmi, capisci bene? Ma no, esplorazione non vuol dire niente. Tra l'altro, ai miei tempi io ho avuto il privilegio di fare per primo delle cose che nessuno faceva, la via del sesto grado, la sud-ovest della Marmorara da solo, la via delle guide arrampicando in discesa. Cioè, quelle erano, ma non perché le ho fatte io, perché era la prima volta che venivano fatte, insomma, no? L'importante secondo me è fare la prima volta, ma oggi cosa vuoi? Oggi bisognerebbe, per fare un po' di... Ecco, ad esempio oggi, se io dovessi essere, io sarei uno skirunner, non so, perché non c'è altro da fare, insomma, no? Io ho sempre io guardato l'orologio, ma non per far record, ma per rendermi conto di che cosa è nelle mie condizioni fisiche e atletiche. Ma io sono stato un atleta, ho fatto l'alpinismo un atleta. Boh. Capito mi hai?